Io ho iniziato a fare hockey all'età di 5-6 anni e da allora non ho più smesso, cioè mi sono allontanata per un annetto per problemi miei, però mi sono riavvicinata perché è difficile allontanarsi da questo sport. Per quanto riguarda l'hockey su pista femminile, a parte che a Matera nessuno è a conoscenza che ci sia una squadra femminile, nessuno sa che abbiamo anche vinto un campionato, anzi quest'anno anche il secondo, nessuno sa che c'è stato un europeo a Matera e ogni volta che qualcuno chiede che sport pratico, così colà, io dico ok, su pista rimangono tutti abbasiti perché nessuno sa dell'esistenza dell'hockey femminile a Matera. È uno sport bello, molti genitori non pensano che sia uno sport femminile perché lo vedono molto fisico e tutto quanto, però secondo me è uno sport anche molto tecnico e bisogna essere coordinati perché è difficile riuscire a coordinare il pattinaggio e i movimenti con la stecca e col pallino. Quindi lo vedono come uno sport prettamente fisico quando non è solo quello. Ci sono anche partite miste ed è anche bello confrontarsi perché ti rendi conto anche che a volte ce la fai, anche se sei una donna, ce la fai a tenere testa ai ragazzi che magari fanno gli spavaldi e tutto quanto, e magari una spallata gliela dai anche tu. Quest'anno sono stata riconvocata per le selezioni della nazionale e mi hanno ripreso. Erano 2 anni che non ci andavo perché mi ero allontanata da questo sport, però ora per me è un orgoglio tornarci perché posso dimostrare che ci sono ancora dentro e molti non ci credono, molti non volevano nemmeno che andassi ai raduni, però a me piace, quindi continuo e è anche uno smacco.